Per analizzare questo anno terribile trascorso dal primo lockdown e gli impegni del governo per contrastare l'epidemia e predisporre una massiccia campagna di vaccinazione, Roberto D'Antonio oggi è collegato in contemporanea con due ospiti d'eccezione, il direttore del Mattino Federico Monga ed il noto scrittore Maurizio De Giovanni. Grazie di aver accettato in questa giornata particolare il nostro invito. Prima di iniziare, la nostra intervista, vorrei farvi vedere uno spezzone filmato di un anno fa. Parlava, l'ex premier Giuseppe Conte. I numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante dei contagi, delle persone ricoverate in terapia intensiva e subintensiva e anche, ahimè, delle persone decedute. È per questo che ho deciso, d'accordo con gli altri componenti del governo, di adottare misure ancora più forti, ancora più stringenti, per riuscire a contenere il più possibile l'avanzata del coronavirus e tutelare così la salute di tutti i cittadini. È per questo che sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione "io resto a casa". Queste parole di Conte assomigliano molto a quelle pronunciate ieri dal Premier Draghi. Dopo 100.000 morti, è tutto uguale? Non è cambiato nulla, è che evidentemente le vie sono tracciate e quello che c'è da fare si fa. Credo che la similitudine sia un fatto indotto, non mi aspettavo niente di particolarmente diverso. Quello che cambia, mi auguro, sia il peso nei confronti dell'Europa, nell'interlocuzione con gli organismi europei, altrimenti non è che cambi molto tra una e l'altra situazione. Direttore? Ma è cambiato il nostro atteggiamento, secondo me, soprattutto più che le parole. Le parole di Draghi sono sicuramente meno di quelle di Conte e spero che i fatti di Draghi siano molto più di quelli di Conte. Ma è cambiato il nostro atteggiamento. Avevamo paura un anno fa, adesso abbiamo meno paura ed eravamo anche più diligenti nel seguire le regole. Adesso abbiamo meno paura, è subentrata un po' la rassegnazione, l'indifferenza. Siamo cambiati molto, ci siamo cambiati, ma anche io stesso, e questo un po' me ne dolgo, mi stupisco, ma purtroppo è vero, ci fanno meno effetto anche i morti, i malati, perché i numeri poi sono sempre molto, molto, molto alti, eppure il nostro atteggiamento è cambiato, no? È quella che io chiamo la sindrome israeliana, per cui gli israeliani vanno anche al bar e fanno una vita normale pur sapendo che possono morire da un momento all'altro in un attentato. Oggi in Italia ci sono circa mezzo milione di positivi. Oggi stamane c'è stata una riunione del CTS dove vengono chieste misure più restrittive, ma viene escluso un lockdown generalizzato. Voi siete d'accordo? Credo che sia anche naturale che il Comitato Tecnico Scientifico, nel ruolo del Comitato Tecnico Scientifico, richiami con urgenza a misure di grande restringimento delle libertà. Penso anche che serva, ahimè, sufficientemente a poco. Non si possono tenere chiuse le attività commerciali per sempre. Ad attività commerciali aperte la gente ci va. Andiamo incontro a stagioni, soprattutto in due terzi del paese, in cui è molto difficile pensare di poter tenere la gente in casa. Credo che la durezza sia l'unica via per tenere le situazioni più o meno in ordine. Direttore, in pratica nel CTS è stato chiesto che vengano istituite aree rosse nei weekend e nelle aree ad alta incidenza del virus. Basta? Ma io credo che bisogna evitare fondamentalmente l'effetto delle grida manzoniane, perché noi poi, lo diceva anche un po' Maurizio, cioè noi stiamo alzando l'asticella forse perché non siamo in grado di far rispettare le regole che già ci sono. Molto probabilmente, avessimo fatto rispettare le regole che sono state previste, non saremmo arrivati a questo punto. Ma se uno si va a spulciare i vecchi DPCM e guarda fuori in mezzo alla strada, si accorge che la maggior parte delle prescrizioni non vengono fatte rispettare. Il problema sta tutto lì. Veniamo adesso ai vaccini. Siete ottimisti o pessimisti rispetto alle affermazioni del ministro Speranza che ha detto che entro l'estate chi vuole potrà vaccinarsi?
Io credo che per natura preferisco quando mi dicono il peggio e poi mi sorprendono col meglio. Mi auguro che non sia il contrario stavolta, che non si preveda qualcosa di positivo per tenere buona più o meno l'opinione pubblica, per poi arrivare purtroppo a degli slittamenti. All'attualità non credo che le forniture dei vaccini consentano una previsione del genere. Il ministro Speranza sa sicuramente molto più di noi, se lo ha detto vuol dire che aveva le sue ragioni. Pessimista anche lei, direttore? No, non sono pessimista non tanto per l'arrivo dei vaccini, perché penso che ci sarà poi un effetto modello mascherine, cioè che prima non c'erano, poi siamo stati invasi e credo che poi tra un paio di mesi saremo invasi, 2 o 3 mesi saremo invasi dai vaccini. Sono un po' più dubbioso sulla nostra capacità poi di fare tutti questi vaccini, perché l'abbiamo raccontato, mancano gli infermieri, mancano i medici, i punti dove farli. Su quello sono un po' più dubbioso. Consentitemi una domanda che ci interessa molto da vicino. Alice sta portando avanti con il governo una battaglia affinché il popolo del trasporto e della logistica abbia una priorità nella campagna vaccinale. Questo perché se specialmente ci saranno altre chiusure e divieti, diventa fondamentale l'attività nell'ambito della logistica e del trasporto per quanto riguarda proprio l'economia del paese. Voi siete d'accordo? Credo di sì, in linea di principio penso che il mondo dei trasporti sia necessario per mantenere le connessioni in un momento in cui le connessioni si stanno fatalmente perdendo. Credo anche che abbiano molto titolo moltissime categorie escluse dalle vie preferenziali. Mi chiedo cosa succederebbe nel momento in cui tutti mettessero all'incasso la propria condizione. E in questo ha ragione anche un po' Maurizio, perché poi ci sono tante le categorie che obiettivamente hanno il diritto, perché sono in prima fila. Io quindi tanti hanno tanti diritti. Io guardo all'immagine che credo oggi sia la più importante di tutti, che è quella del Presidente della Repubblica che si è seduto in mezzo alle altre persone anziane, ha aspettato il suo turno. Mi è sembrato, come dire, un italiano giusto, ecco. Senz'altro abbiamo visto tutte le immagini del presidente Mattarella, come tutti credo abbiamo visto le immagini del popolo del trasporto durante il lockdown, che ha consentito all'Italia, al paese, di andare avanti e non fermarsi portando medicinali e generi alimentari. Il timore è appunto che questa categoria, se decimata anche oggi, può mettere in ginocchio il paese. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. È anche vero che nel rispetto della normativa e tenendo le giuste distanze, ogni lavoratore può portare avanti la propria professione. Secondo me un criterio giusto per procedere sarebbe quello, vero, di individuare delle categorie che sono più esposte, e quella dei trasporti e della logistica lo è sicuramente, però poi procedere comunque con una logica anche dell'età. Detto che i fragili devono venire prima di tutti, cioè i malati oncologici, chi ha più patologie, quelli ovviamente. Poi si deve procedere giustamente con un criterio misto, secondo me, affrontando, diciamo, categorie, ma con il criterio dell'età. Vi ringrazio moltissimo della vostra partecipazione e dell'analisi di questo momento così particolare per il Paese. Grazie, un saluto a tutti. Grazie.